Mamma, che stai guardando questo episodio, ti giuro che ci ho pensato tantissimo prima di farlo. Da video videomaker. Cari amici, benvenuti nella seconda stagione di Vita da Videomaker. E buongiorno da Venice, questo è il nostro penultimo giorno qui in California e l'ultimo intero, dalla mattina alla sera. Quindi sfruttiamolo al massimo, siamo tornati a Venice Beach e stiamo per andare a vedere i canali di Venice che l'altra volta non abbiamo visto. Dopodiché torniamo qui nella parte centrale perché Luca giustamente si vuole fare due tiri nei campetti e io credo che ti raggiungerò, Lu. Giocheremo a basket. Pronto, Lu? Sono pronto, speravo di trovare un po' di negri per rompere il culo. Effettivamente i neri sono notoriamente dei grandi giocatori di basket, quindi sicuramente li troveremo. Venice è mia. Possiamo andare. Bene, Lu, ora possiamo andare a mangiare. Possiamo andare a mangiare. Cazzo, ci voleva però, è stato veramente divertente. E abbiamo vinto. E abbiamo vinto. Che no, guarda che roba, con le palme dietro. Guarda lo cazzo sta mangiando. Abbiamo salutato Venice e stiamo aspettando il buon Adolfo che sarà il nostro driver Uber che ci porterà in un posto, insomma, più verso il banana, verso il nostro ostello. A far cosa, Lu? Non lo voglio anticipare. Infatti neanche io spoilerò. Lo vedrete tra poco. È una cosa importante, porca miseria. È la prima volta che faccio una cosa ed è qualcosa di indelebile. Forse qualcuno avrà capito. Sì, sto andando a farmi il mio primo tatuaggio. Sono emozionato, devo dire che sono emozionato, perché sono quelle cose che ti rimangono per sempre. Però sento che c'è un significato ancora più forte qui, farlo qui a Los Angeles. È qualcosa che avevo già in mente di fare prima di questo viaggio e ho detto cavolo, no, devo farlo qui perché ha ancora più valore. Non ho capito il nome del tatuatore, ora glielo chiederò, ma ci siamo quasi, insomma, è andato a fare uno schizzo e tra poco torna, mi applica lo stencil e si parte. Lu, la lascio a te, è in buone mani, siete in mani di Luca. Sì, e vedrete. Quali sono le sensazioni? Ah, lui mi sembra molto bravo, mi ha fatto vedere uno schizzo ed è bravo, è figo, mi piace. Siamo indecisi sulla dimensione, perché o lo facciamo qui un po' più piccolino o se no lo facciamo qua un po' più grande. Sono ancora un pochino indeciso, ma credo che lo farò poi qui più piccolino. Però mi sta piacendo il tipo, quindi secondo me è importante questo, è importante tra chi si fa fare il tatuaggio e chi lo fa instaurare un minimo di empatia, di capire le esigenze, anche capire che uno è emozionato, darti consigli e saperti consigliare. Abbiamo deciso questa parte qui del polso, l'unica cosa gli ho detto di accorciarlo, di rimpicciolirlo un pochettino per farlo entrare qui. È molto figo, molto figo, vedrete.
frattempo è arrivato anche Roberto ad assistere. Dai, perché durante le operazioni bisogna essere in tanti per supportare. Questa è una decisione importante che il buon Sisca Giacomone ha preso e che gli resterà per il resto della sua vita, quindi va immortalato dall'inizio alla fine e va condiviso con la passione e con il cuore, con gli amici. È qui dietro, io lo vedo in questo momento e ci siamo quasi. Adesso mi ha detto che si deve asciugare lo stencil, diciamo, e poi va ricalcato in maniera definitiva con l'inchiostro. E quindi ci siamo quasi, 5 minuti e poi si inizia. Figo, figo. Ah, l'impatto è doloroso perché all'inizio fa male, senti proprio l'ago, però secondo me è questione di abitudine, tra un po' mi abituerò al dolore e nemmeno me ne accorgo. Già mi ci sto abituando. È iniziata una seconda fase che è quella del riempimento, quindi ha cambiato ago, ne ha messo uno con più aghi contemporaneamente che ti coprono e ti riempiono con l'inchiostro, e devo dire che è un po' il dolore di prima moltiplicato per 10, quindi brucia parecchio, però è sopportabile e soprattutto prende forma e la cosa mi piace alquanto. Ti dice ancora mi piace alquanto in Italia? Mamma, che stai guardando questo episodio, ti giuro che ci ho pensato tantissimo prima di farlo, quindi sono completamente cosciente di quello che sto facendo e mi piace, quindi sono sicuro che comprenderai questa cosa e anche tu, papà. E credo che in questo momento lo potrete vedere dal vivo, perché ormai è fatta. Ah, dopo circa 25-30 minuti Giacomo Sisca se ne esce con questa perla. Diciamo che questi tatuatori in realtà sono dei veri e propri artisti e in questo momento io sono la tela di Josh. No, siamo qui, è un giorno storico, mi fa veramente piacere, sono contento di essere fatto qui a Los Angeles questo tatuaggio, sono contento di effettuare delle riprese perché saranno riprese storiche, credo poterlo dire. È un giorno storico per Giacomo Sisca, complimenti. E quando sarà il tuo giorno storico? Il giorno storico lo sa solo il destino. Raga, è fatto. È andato. Lo svelo definitivamente, raga. Attenzione. Pazzesco. Com'è? Figo, è veramente figo. Ha fatto un bel lavoro quest'anno. L'artista si è espresso. L'artista si è espresso che lui non era molto facile per lui, però era soddisfatto anche lui, dai. Adesso tocca a noi sul culo. Allora, chiedere qualcosa. Jack, volevo dire, com'è sentirsi con un altro vestito, no? Cavolo, sì, è un accessorio, si può dire un accessorio. È un accessorio personale. Ecco, forse questa è la cosa importante, che tutto ciò che noi ci mettiamo addosso o che ci in qualche modo ci sentiamo dentro è qualcosa che fa parte di noi, è qualcosa di personale. E questo è un accessorio personale, per me è lanciare un messaggio, è dire io penso questo, io sono questo, io credo che il video sia un modo di raccontare, un modo di interpretare la realtà e sarò per sempre legato a questa forma d'arte, a questa forma di comunicazione. E quindi ho deciso di stamparmelo nero su bianco sul corpo, come se non bastasse esprimerlo attraverso dei contenuti tangibili, ma volevo appiccicarmelo sul braccio, mostrarlo fieramente, perché è una parte di me inevitabile che mi porterò sempre fino alla morte, fino alla tomba. E quindi, e a maggior ragione farlo qui ad Hollywood, una meta che io ho sempre sognato fin da bambino, che è un po' il simbolo del cinema e delle storie, per me ha ancora più significato. Quindi dai, grazie Rob per essere anche tu dietro la camera e aver fatto parte
di questa incredibile serata, giornata. No, aspetta, facciamo vedere sempre i tatuaggi. Giusto, davvero. Raga, grazie di essere stati qui con me, per aver assistito fisicamente a questo momento storico e molto intimo, ripeto. Ci devi adesso un tatuaggio a testa. Sì, noi aspettiamo il politico di Roberto. Giustamente. E grazie a voi per averlo visto e per essere arrivati fino a questo punto. Commentate con qualsiasi cosa, che sia un augurio, un dai, mi fa schifo. Veramente, in questo momento mi sento di aver condiviso una grande cosa intima. Sta sanguinando. Nel frattempo si sta asciugando, sta diventando tutto rosso. Però è questione di tempo che si rimargina, perché è una ferita a tutti gli effetti, sai? Sì, è una ferita. Le passioni sono delle ferite aperte che ci fanno male, ma ci ricordano di essere umani. Bam! Cazzo, oh, boom! Ma quanti like ci fai su Facebook? Madonna, questo episodio è epico. Io vi mando al prossimo episodio di Vita da Videomaker. Vi mando un bacione. Viva le emozioni, viva l'intimità. E soprattutto fate le cose coscienti di quello che state facendo. Lo dovete proprio sentire. E come diceva Rob, le passioni delle volte richiedono dei sacrifici. In questo caso era fisico e mi brucia il braccio, però sono felicissimo. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Domani sarà l'ultimo episodio qui da Los Angeles, perché partiremo e torneremo a Roma. Bacione, che il video sia con noi, ragazzi. Ciao. È fatto, grazie Josh. Grazie, thank you. Yeah, no problem. Venuto veramente figo. Veramente sono stato fiero di essere stato la sua tela. Voi avete mai fatto un tatuaggio? Ce l'avete uno? Scrivetelo nei commenti. Sono troppo curioso di sapere com'è stata la vostra prima volta. Quindi grazie.